Eccoci qua, con questi piccoli incontri in pillole che riguardano varie materie di cui io mi occupo, varie materie che io insegno. Questa sera parleremo di studio di canto moderno. Questa sera ne parleremo per assoluti principianti. Io dedicherò diverse serate a diverse serate, scusate, diverse sera, ma non è detto che sia sempre sera quando registro questi video. Dedicherò diversi piccoli incontri in pillole come questo, dedicati a diverse materie, ma anche dedicati a una diversa sfera di utenti. In questo caso, questa sera parliamo di studio di canto moderno per adulti o ragazzi, diciamo dai 16, 17, 18 anni in su, e assolutamente principianti. Adulti dai 16 anni in su, senza limiti di età. Quindi una persona che può avere 20 anni, una persona che ne può avere 70. Ecco. L'importante è che cioè, l'argomento che trattiamo questa sera è riferito, diciamo, a persone che non hanno mai fatto un'esperienza precedentemente di studio del canto moderno. Studio di canto moderno, intanto cosa si intende per canto moderno? Per canto moderno, ecco, spesso chi non ha una grande cultura musicale cade in un facile fraintendimento. Studio di canto moderno non vuol dire studiare le canzoni che sono uscite il mese scorso o negli ultimi 5 anni, ma significa occuparsi di canto nell'ambito della musica moderna, che può essere jazz, che può essere pop, che può essere soul, può essere rock, eccetera, 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 e tutte le sottocategorie del caso. Diciamo che non riguarda, facciamo prima dire, non riguarda il canto classico, il canto lirico, non riguarda il canto antico, il canto barocco, eccetera, eccetera. Quindi riguarda, diciamo, quella che viene definita abitualmente la musica moderna. Spesso mi capita di incontrare persone che vorrebbero studiare canto, ma non hanno veramente la più pallida idea di che cosa voglia dire studiare canto, perché magari hanno visto dei talent e quindi, avendo visto in televisione i talent, hanno un'idea distorta di quello che è lo studio del canto. Oppure hanno sentito dire che con un paio di dritte di accorgimenti si può studiare canto moderno e si possono risolvere tutta una serie di problematiche che riguardano la fonazione, l'estensione, l'interpretazione, l'improvvisazione, via dicendo. Non è così, ecco. Ora io parlo chiaramente dal mio punto di vista, poi ognuno può avere un suo punto di vista, ogni cantante, ogni artista, ogni insegnante avrà sicuramente, viene dalla sua esperienza, al proprio bagaglio culturale, alla propria storia e i propri intenti. Quindi non siamo tutti uguali, non tutti diremo le stesse cose, per fortuna. C'è una varietà, ecco, c'è anche una scelta. Io parlo di me. Per quel che mi riguarda, io mi sento di dire immediatamente che studiare canto è un impegno costante e un impegno come studiare un qualsiasi altro strumento. Quindi non è un qualcosa che si risolve in 2 o 3 lezioni, mi dai due dritte, e voilà, ecco che risolvo chissà quanti problemi. No, perché studiare canto, prima di tutto, è una ginnastica non solo per le corde vocali, ma è anche una ginnastica per la mente, è una ginnastica per tutto il corpo, è una ginnastica a 360 gradi, quindi è un continuo esercizio. Il corpo si deve abituare a tutta una serie di posture, comportamenti, situazioni alle quali probabilmente non è abituato. È un fattore creativo, artistico, emotivo, certamente, certamente, non sto escludendo questo, però senza la buona costruzione di una tecnica vocale non si va da nessuna parte. Quindi una costruzione di una buona tecnica vocale è un lavoro costante nel tempo. Poi c'è chi vi vorrà dedicare anni e anni e tanto studio, chi vorrà dedicare
un tempo minore e magari non ha tanta voglia o non ha tanto tempo di studiare molto, o gli obiettivi di ogni singola persona possono essere diversi e più disparati, però ricordiamoci, rendiamoci conto, diffidiamo di chi ci vuole insegnare canto in due lezioni, in una lezione o peggio ancora con un tutorial spersonalizzato. Ecco. Su questa cosa io insisto molto, studiare canto è un'esperienza individuale, ma un'esperienza, diciamo, è un vestito, un abito che deve essere cucito come da un buon sarto sul corpo, diciamo, ma in questo caso su tutto l'insieme della persona. Quindi è un'esperienza prima di tutto di studio individuale. Si possono fare seminari collettivi, corsi collettivi, certamente, sia a livello propedeutico di introduzione al canto, anche collettivi online, cioè ci possono essere tante introduzioni, tanti modi di introdursi, però poi se si vuole studiare seriamente, il percorso ideale è un percorso individuale, che poi potrà diventare più avanti, con maggiore esperienza, maggiore tecnica, anche un percorso con altre persone, una condivisione di esperienze di studio, di capacità, di possibilità di scambio. Però c'è tutto uno, come dire, il passaggio, diciamo, a livello individuale è fondamentale. Quindi questo per sfatare, diciamo, dei miti. Voglio fare dei video in cui spiegare meglio queste cose per chi avrà voglia di ascoltarmi, video assolutamente gratuiti, video assolutamente introduttivi, ma sono da considerarsi esclusivamente come una presentazione per chi avrà voglia poi o di contattarmi come insegnante di canto, quale io sono, sia a livello personale, quindi in presenza. Fin tanto che è possibile, visto che negli ultimi 2 anni, insomma, sappiamo che ci sono state mille più limitazioni e chi lo sa al futuro cosa ci riserva da questo punto di vista. Comunque, quando le normative, le leggi, eccetera, lo consentono, assolutamente io consiglio lo studio in presenza. Ma quando non è possibile, o per persone che sono particolarmente distanti, è possibile anche il percorso online. Ma il percorso online deve essere un percorso in diretta. In diretta significa che io vedo te e tu vedi me, io parlo con te e gli esercizi li costruiamo su di te. Ok? Non sono costruiti per chi che sia, per chiunque. Non esiste questa cosa. Il percorso online, poi mi sento anche di dire che si può fare soltanto in certe situazioni, ovvero bisogna verificare che l'allievo abbia tutta una serie di supporti tecnici, perché ci sono dei microfoni di webcam, per esempio, che stoppano il suono. Se la voce io la alzo più di un certo volume, lo stoppa. E quindi è necessario avere un buon microfono. E altre cose che adesso non sto ad elencare, bisogna tenere conto che la lezione online ha dei limiti e delle diversità da quella che è la lezione di persona per ovvi motivi. Però un buon insegnante deve sempre poter suonare gli esercizi a un pianoforte o a una tastiera da fare cantare al proprio allievo o alla propria allieva, sulla sua estensione devono essere assolutamente personalizzati, sia per il suo livello di studio, sia per il suo tipo di voce, sia per le sue difficoltà, ma anche per i suoi talenti. Quindi io dico sempre, al di là che un allievo venga a studiare da me o meno, diffidare delle cose, dei calderoni che comprendono tutti quanti insieme. Quindi io farò adesso qui dei video che saranno gratuiti e come dei piccoli tutorial, ma non si sostituiscono a un corso di canto. Sono semplicemente delle cose introduttive che voglio dire per persone che vogliono approcciarsi per la prima volta allo studio del canto, che sia con me o che sia con qualsiasi altro insegnante, questo poi è una cosa che ognuno ne farà l'uso che crede, e poi farò anche dei video che riguarderanno invece studi di livello avanzato, come diretti a chi vuole studiare canto jazz, che è una materia che mi è propria, o chi vuole studiare sperimentazione vocale, che è un'altra materia che mi è propria, più tutte le altre materie di cui mi occupo, ma adesso sto parlando in modo specifico del cantare. Per chi avesse, intanto, torniamo ai principianti, torniamo a chi non ha mai studiato canto, volesse fare dei passi.
chi mi volesse fare delle domande, ma non domande sul suo caso personale, come risolvere questa problematica, perché non si può fare né a distanza, cioè a distanza, non si può fare né... non praticando, non praticando un percorso che poi può essere di persona, può essere anche online, come ho detto, ma non può essere così. Una persona che non ho mai visto, né sentito, né conosco, con quale non ho lavorato, che mi dice come faccio a risolvere questo problema, non so, la voce nasale. E si fanno degli esercizi, c'è tutto un percorso da fare, ma non è che io tacchete, posso dare un consiglio e via risolvi la voce nasale. Questo era per dire. Ma se avete delle domande sui percorsi che io propongo, o su percorsi che possono essere adatti, comunque domande generali su quello che può essere un percorso di studio, contattatemi alla mail che scriverò sotto questo video e io vi risponderò appena possibile. Grazie e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!